esiste in ognuno di noi il temperamento che pare sia innato e la scienza sembra volercelo confermare. Ma il nostro carattere? Se il temperamento ha una natura biologica e genetica fin dalla nascita, rappresenta la parte non modificabile della personalità e ne costituisce circa il 20%, il carattere invece si è formato in grandissima parte attraverso l'ambiente, l'educazione, gli affetti e la cultura. Costituisce circa l'80% della personalità e ne è la parte modificabile. Le persone tendono ad identificarsi con queste loro caratteristiche e si comportano per una vita intera credendo alla classica frase «Io sono fatto così e non posso cambiare». Ecco, quello che voglio dirti è che forse possiamo davvero conquistare alcune caratteristiche che magari ci piacciono molto di quella persona che ammiriamo e che vorremmo tanto facessero parte del nostro carattere. Come? Con le abitudini. Se le abitudini sono la ripetizione dei nostri comportamenti, potremmo scoprire che il nostro carattere si manifesta con la somma delle nostre abitudini. Quindi siamo ciò che facciamo ripetutamente. Così magari oggi se ti consideri timido e ti sei convinto che non puoi assolutamente magari parlare davanti ad un pubblico, oppure che sei una persona pigra e di fare sport non sei proprio portato, oggi potremmo cambiare prospettiva e scoprire che forse non è carattere, ma abitudini.